you <laughs> Padre Cristoforo scioglie Lucia dal volto. Oh. Nell'apprendere che c'è un ostacolo insuperabile alle sue nozze con Lucia, Renzo non sa certo mettere il cuore in pace. Non sa certo mettersi il cuore in pace. Ci sono delle strafalcioni in questo libro. Ma pensa che la miglior cosa da fare si consiste nel riferire tutto a Padre Cristoforo. Corre perciò verso il quartiere del buon frate. E lo trova in una baracca, dove piegato a terra sta confortando un moribondo. Dopo aver chiuso gli occhi a quel poveretto, il religioso si mette in ginocchio a pregare. Quindi si rialza e Renzi li va incontro oh disse il frate visto lo venire ebbene l'acciaio l'ho trovata in che stato guarita o almeno levata si è ringraziato il signore ma disse Renzo quando gli fu vicino da poter parlare sottovoce c'è un altro imbroglio cosa c'è voglio dire che Già lei lo sa com'è buona quella povera giovane, ma a volte è un po' fissata nelle sue idee. Dopo tante promesse, dopo tutto quello che sa lei, che sa anche lei, ora dice che non mi può sposare perché dice che so io. Ora dice che non mi può più sposare perché dice che so io, che quella notte della paura si è scaldata la testa e si è, come a dire votata la madonna cose senza costrutto non è vero cose buone chi ha la coscienza e il fondamento da farle ma per noi gente ordinaria gente alla buona che non sappiamo bene come si debbano fare è vero che sono cose che non valgono dimmi è molto lontana di qui Oh no, pochi passi di là dalla chiesa. Aspettatemi qui un momento, disse il fratello, e poi ci andremo insieme. Vuol dire che lei le farà intendere. Non so nulla, figliolo, bisogna che io senta lei. Capisco, disse Renzo, e state con gli occhi fissi a terra. E con le braccia incrociate sul petto, a masticarsi la sua incertezza, è rimasta intera. Il frate andò di nuovo in cerca di quel padre Bittore. Lo pregò di supplire ancora per lui. Entrò nella sua capanna non uscì, con la sporta in braccio. torna da Lorenzo, e gli disse: Andiamo. E andò innanzi abbiandosi a quella tal cappana dove qualche tempo prima erano entrati insieme. Questa volta entrò solo. E dopo un momento ricomparve e disse niente. Preghiamo, preghiamo. Poi riprese. Ora conducimi tu. E senza dire altro lo so Il tempo si era andato sempre più rabbuiando e annunziava ormai certa e poco lontana la burrasca. De lampi fitti rompevano l'oscurità cresciuta e lumeggiavano d'un chiarore istantaneo i lunghissimi tetti e gli archi dei portici: la cupola della cappella, i bassi comignoli delle capanne, e i tuoni scoppiati con strepito repentino. Scorrevano rumoreggiando da l'una all'altra regione del cielo. Andava innanzi il giovane attento alla strada, con una grande impazienza ad arrivare. E rallentando però il passo per misurare le forze del compagno, il quale, stanco delle fatiche, aggravato dal male, oppresso dall'afa, camminava stent stentatamente, alzando ogni tanto al cielo la faccia smunta come per cercare un respiro più libero. Lorenzo, quando vide la cappella, si fermò, si voltò indietro, disse con voce tremante: È qui. Entrano. Eccoli grida la donna del lettuccio, Lucia si volta, salza precipitosamente ben contro il vecchio gridando, oh chi vedo, oh padre Cristoforo, ebbene Lucia, da quanta angustia va liberata il Signore, dovete essere ben contenti di aver sempre sperato in lui, oh sì, ma lei padre, povera me, come è cambiato, come sta, dica, come sta. Come Dio vuole e come per sua grazia, voglio anch'io, rispose con volto sereno il frate e tiratela in un canto soggioso. Sentite, io non posso rimanere qui che per pochi momenti. Siete voi disposti a confidarmi in me come altre volte? Oh, non è lei sempre il mio padre, figlio dunque. Cos'è questo voto che mi ha detto Renzo? È un voto che ho fatto alla Madonna. Ah, io in una gran preparazione, di non maritarmi. Poverina, ma avete pensato allora? Che eravate legati da una promessa? Trattandosi del Signore e della Madonna, non ci ho pensato. Il Signore, figliola, gradisce i sacrifici e le offerte. Quando le facciamo del nostro, è il cuore che lo vuole, è la volontà. Ma voi non potevate offrire la volontà di un altro, al quale però avete già obbligato. Ho fatto male, no, poverina, non pensiate a questo, non pensate a questo. Io credo anzi che la Vergine Santa avrà gradito l'intenzione del vostro cuore afflitto e l'avrà offerta a Dio per voi, ma ditemi. Non mi siete mai consigliata con nessuno su questa cosa. Io non pensavo che fosse male, da dovermene confessare. E quel poco bene che si può fare si sa che non bisogna raccontarlo. Non avete nessun altro motivo che vi trattenga dal mantenere la promessa che avete fatto a Renzo. In quanto a questo. Per me che motivo? Non potrei proprio dire, rispose Lucia con un'esitazione che indicava tutt'altro che un'incertezza del pensiero. E suo viso ancora scolorito dalla malattia finì tutto un tratto del più vivo rossore. Credete voi, riprese il vecchio, abbassando gli occhi, che Dio ha dato alla sua Chiesa l'autorità di rimettere e di ritenere. Secondo che torni maggior bene i debiti e gli obblighi che gli uomini possono aver contratti con lui. Sì, che lo credo. Ora sappiate che noi, deputati alla cura delle anime in questo luogo, abbiamo per tutti quelli che ricorrono a noi le più ampie facoltà della Chiesa, e che per conseguenza io passo quando voi lo chiediate. Sciogliervi dall'obbligo, qualunque sia, che possiate aver contratto a cagione di questo vuoto. Ma non è peccato tornare indietro, pentirsi una promessa fatta alla Madonna. E allora l'ha fatta proprio di cuore, disse Lucia, violentemente, agitata dall'assalto di una tale inaspettata, bisogna pur dire speranza e dall'insorgere opposto ad un terrore fortificato da tutti i pensieri che da tanto tempo erano la principale occupazione dell'animo suo. Peccato figliola, disse il padre, peccato il ricorrere alla chiesa e chiedere al suo ministro che faccia uso dell'autorità che ha ricevuto da essa e che essa ha ricevuto da Dio. Io ho veduto in, in che maniera voi due siete stati condotti ad unirvi. E certo semmai mi è perso che due fossero uniti da Dio, voi altri eravate quelli. Ora non vedo perché Dio vabbia va a voler separati. E lo, lo benedico che mi abbia dato indegno come solo il potere di parlare in suo nome. E di rendermi la vostra parola. E se voi mi chiedete che io vi dichiari sciolto da questo voto, io non esiterò a farlo. Desidero anzi che me lo chiediate. Allora, allora lo chiedo, disse Lucia con un volto non turbato più che di pudore. Il frate chiamò con un cielo il giovane, il quale se ne stava nel cantuccio al più lontano, guardando ciò che non poteva far altro. Fisso fisso al dialogo in cui era tanto interessato, e quando quello fu lì, disse a voce più alta a Lucia, Con l'autorità che ho dalla Chiesa, mi dichiaro sciolto dal voto di verginità, annullando ciò che ci potesse essere d'inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione che poteste averne contratta pensi il lettore che sono accesso all'orecchio di Renzo tali parole ringrazio vivamente con gli occhi colui che le aveva proferite Ricerca cerca subito ma in vano, quelli di Lucia. tornate con sicurezza e con pace ai pensieri di una volta Segui a Dio il Cappuccino, chiedete di nuovo al Signore le grazie che gli chiedevate, per essere una moglie santa, e confidate che me le concederà più abbondanti, dopo tanti guai. E tu, disse, voltandosi a Renzo, ricordati, figliolo che se la Chiesa ti rende questa compagna, non lo fa per procurarti la consolazione temporale mondana. La quale, se anche potesse essere intera, e senza mistura d'alcun dispiacere, dovrebbe finire in un gran dolore al momento di lasciarmi ma lo fa per avviarvi tutte e due sulla strada della consolazione che non avrà fine. Amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero avere a lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi. Per sempre ringraziate il cielo che va condotto a questo stato, non per mezzo de, 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 dell'allegrezza turbolenta e passeggera, ma coi traballi e tra le miserie, per, i, per disporvi a un'allegrezza raccolta e tranquilla. Se Dio vi concede figlioli, abbiate in mira da allevarli per Lui. Se Dio vi concede dei figlioli, abbiate in mira da levarli per Lui, distillar loro l'amore di Lui e di tutti gli uomini, e allora li guiderete bene in tutto l'orasto. Lucia, va detto, e accenna a Renzo, che ha visto qui? Oh padre, me l'ha detto. Voi pregherete per Lui, non ve ne stancate. Anche per me, per Garete, figlioli, voi che abbiate un ricordo del povero frate. E qui levò una sport, dalla sport, una scatola d'un un legno ordinario. Ma tornita e illustrata con una certa finitezza cappuccinesca. E proseguì qui dentro c'è il resto di quel pane, il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare. Lo lascio a voi, altri. salvatelo, fatelo vedere ai vostri figlioli. Verranno in un triste mondo, in, in tristi tempi, in mezza superbia, proprio cattori. Dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto, e che preghino anche loro per il povero frate. Poi il frate benedirenze e gli raccomando di salutare per lui la buona Agnesa. Oh, caro padre, ci rivedremo, ci rivedremo. Lassù, spero. Con queste parole, padre, Cristoforo si staccò da Renzo, e il giovane si a guardarlo finché non l'abbia perso di vista. Lucia, naturalmente, rimase nella Zaretta. Trascorso il periodo di quarantena, sarebbe ritornata al paese, accompagnata dalla buona vedova.